La biorivitalizzazione nasce con la medicina estetica praticamente e con la terapia infiltrativa, ma molte altre terapie poi si sono susseguite, si è prima infiltrato delle terapie dei farmaci biostimolanti, poi si è utilizzata anche la luce pulsata, si è utilizzata la radiofrequenza, si può utilizzare anche una metodica infiltrativa che utilizza la CO2, tipo la carbossiterapia. Ci sono numerose terapie infiltrative. Nell'ultimo anno vi è molta richiesta di questi fili di biorivitalizzazione. Perché? Perché sono fili in poliossanone che vengono infiltrati come una metodica infiltrativa, come quando si iniettava il farmaco. Non si infiltra farmaco, non hanno effetti collaterali, in quanto sono assolutamente bioassorbibili in modo completo, perché venivano già utilizzati per le suture delle valvole cardiache nel vascolare, pertanto sono assolutamente sicuri, anche se la metodica inizialmente per alcuni pazienti applica il filo, non sa, dice dove va quell'ago, il filo cos'è, e invece una metodica sicura di totale riassorbimento e dà dei risultati notevoli. Pertanto la biorivitalizzazione che abbiamo sempre fatto può essere ora supportata anche da questa tecnica e metodica o con questo presidio, che è un valore aggiunto, per cui si va sempre avanti la ricerca e si può fare l'uno e l'altra perché si possono integrare, si possono alternare dando dei risultati notevoli in tutte le fasce di età, perché l'età della richiesta della medicina estetica è sempre più in aumento. Vi sono persone che ormai andiamo dalla terza a quarta età che chiedono, anche ottantenni che chiedono la biorivitalizzazione, ma che non vogliono cambiare i loro tratti del viso, che vogliono non avere i volumi modificati, ma che vogliono semplicemente avere questo effetto rinfrescante e ringiovanente senza aver modificato i tratti.